Come sempre un caro e affettuoso saluto a tutti i nostri affezionatissimi telespettatori. Oggi abbiamo un collegamento internazionale, non abbiamo potuto mantenere il nostro consueto orario delle 3:30 perché appunto siamo collegati con Phoenix in Arizona, America. Lì in virtù del fuso orario ci sono 9 ore di differenza, sono credo alle 9 del mattino, per cui non avremmo potuto chiedere al nostro ospite un sacrificio eccessivo. E abbiamo non soltanto un grande amico, ma soprattutto un personaggio che corrisponde perfettamente a tutti i criteri delle 3C, direi maiuscole. È un combattente per la verità, un cristiano e soprattutto un competente. Stiamo parlando di Henry Cappello, anzi il console Henry Cappello, nonostante il fatto che si trovi in America, in Arizona, in realtà è maltese di origine, poi ci spiegherà. Un personaggio che ha viaggiato in tutto il mondo tenendo conferenze in più di 54 paesi. È soprattutto presidente fondatore e direttore esecutivo di Caritas in Veritate, che no, Caritas in Veritate International, un'organizzazione non governativa e una confederazione di realtà cattoliche con oltre 1 milione di affiliati. Poi lui ci spiegherà che cosa è Caritas in Veritate International. È anche direttore di Cammino Asia, una società di ricerca in campo petrolifero con uffici a Singapore, India, Medio Oriente, Cina, Stati Uniti. È anche fondatore e presidente di Youth Arise International, che è una rete globale che riguarda soprattutto i giovani. È fondatore anche di Mercy Ministries, che è un istituto di evangelizzazione internazionale incentrato sulle missioni in tutto il continente asiatico. E Henry funge anche da consulente per numerose organizzazioni internazionali, anche ricoperto la carica di ex presidente di Partnership for China. È membro del Legatus Business Arizona Chapter e membro provvisorio anche dei Cavalieri di Malta. Oltre ovviamente a aver studiato nel campo aziendale, economico, finanziario, della gestione manageriale, ha studiato anche filosofia, teologia a Malta, in Italia e in Germania. Quindi lo accogliamo con un caloroso e fraterno abbraccio. Ciao Henry. Ciao carissimo, da Phoenix. Sì, credo che sia il collegamento più lontano che abbiamo fatto finora. Tra l'altro ti ricordo, Henry, che ci stanno guardando in tutta Europa, anche in America, in Canada e in America Latina. Abbiamo un gruppo di amici. Bene, i nostri telespettatori sono molto curiosi e quindi vogliono conoscere i personaggi che ospitiamo fin dalla loro infanzia. Allora la domanda ormai classica che faccio è: dove è nato il piccolo Henry, in quale famiglia, in quale contesto, e poi come ha incontrato la fede, che è la cosa che più ci interessa? Allora, io sono nato a Malta da genitori maltesi, ma entrambi loro hanno origini italiane. Mio padre è venuto dalla zona del nord dell'Italia e mia mamma della Puglia. Loro sono nati a Malta, ma come Cappello è un nome italiano, mia mamma Vassallo. Io sempre avevo un grande amore per l'Italia. Sono stato in Italia moltissime volte, cioè, ho tantissimi amici come famiglia proprio in Italia e ho studiato a Malta e, come lei mi ha detto benissimo, ho anche lavorato con una compagnia del petrolio e sono sposato con Sabina, che è originaria di Seoul, della Corea del Sud. Attualmente infatti lei
sta facendo il dottorato all'Ulbaniana, all'Università Pontificia Ulbaniana. E noi abbiamo un figlio e un figlia, che loro sono diplomati all'Università di Notre Dame, negli Stati Uniti, famoso anche per il football americano. Ora entrambi sono professionisti negli Stati Uniti. Come era la tua famiglia? Sei figlio unico, hai altri fratelli, i tuoi genitori come ti hanno educato? Sì, allora mia mamma è ancora viva, è 97 anni, ringraziamo Dio. E mio padre è passato 6 anni fa, all'età di 97 anni. Sono cresciuto in una famiglia cattolica, con 2 fratelli e una sorella. Siamo stati sempre vicino alla chiesa e domenica mai mancato la messa. Sono cresciuto in questo ambiente cattolico ma tradizionale, famiglia buona, famiglia con radici cristiani, cattolici, ma anche io ho dovuto fare un percorso per trovare la mia fede profonda, reale, e sì, possiamo parlare anche di questo più tardi forse, sì. Sì, no, è uno degli aspetti che più ci interessa, perché noi abbiamo visto che in tutti, quasi tutti gli ospiti che abbiamo ascoltato, anche persone importanti, hanno fatto tutti la stessa esperienza che stai dicendo tu. Cioè sono tendenzialmente nati in una famiglia tradizionale, però hanno fatto un incontro personale, c'è stato un momento nella loro vita che hanno capito di più profondamente come l'esperienza della fede fosse qualcosa di tangibile, di concreto, di importante, non semplicemente una tradizione morta, una routine, un'abitudine, ma qualcosa di vivo. Raccontaci questo tuo percorso, come è iniziato e qual è stato il fatto che ti ha reso questa esperienza viva. Sì, all'età di 22 anni sono incontrato con il rinnovamento cattolico carismatico a Malta, un movimento nella Chiesa. Proprio adesso, quasi 43 anni fa, per me l'incontro con questo gruppo non era solamente un incontro con un gruppo di preghiera, con un gruppo, perché io già ho pregato prima, già sono andato nella messa prima, già frequentato i sacramenti, già mia mamma ogni sera chiede tutta la famiglia, diciamo, il rosario insieme. Per me l'incontro con questo movimento era un'opportunità per incontrare in modo personale Gesù come una persona, cioè di iniziare a capire anche di più che Gesù per me è importante nella mia vita. E è arrivato a un momento di fare una decisione in questo percorso di accettare Gesù come il Signore della mia vita, che è cambiato tutta la mia vita. Cioè non era solamente una esperienza che io ho vissuta momentaneamente solamente, ma è un'esperienza che oggi, più di 40 anni dopo, posso guardare a quel momento che è cambiato tutta la mia direzione della mia vita. Una scelta che ha anche cambiato la prospettiva è l'obiettivo della mia vita. Per me annunziare Gesù agli altri, aiutare gli altri di avere questo incontro con Lui, che è il Salvatore, che è il nostro Signore, che dà il guarigione che noi abbiamo bisogno, che dà un scopo per la nostra vita, che è il fondamento per la pace. Per me è diventata l'obiettivo della mia vita, di condividere con gli altri questa realtà che Gesù veramente è il Signore.
ed è il senso e il significato della nostra vita, ma anche del cosmo e dell'universo. Allora uno direbbe, dopo quello che hai detto tu, Henry, bene, allora sei diventato sacerdote, religioso, una vocazione? No! Continua, tu cosa hai deciso di fare? Cioè, sì. Non hai deciso di annunziare Gesù con una vocazione, ma hai fatto un percorso importante. Io, un percorso. Prima, io ho lavorato con una compagnia petrolifica del petrolio, come un esecutivo, giovane, dirigente giovane. Ho vissuto anche in questo mondo di lavoro, e fino adesso io faccio questo anche come una parte del mio mestiere, con una responsabilità cristiana, anche di dare un esempio a tutti. E poi ho iniziato a studiare la filosofia e la teologia come laico, ho vissuto un momento di pensare, come tutti i giovani cattolici, forse diventare un frate o un prete. E infatti ho pensato veramente per diventare un francescano. E per molti anni sono stato un studente con loro, all'età di 24 anni, 25 anni. Ma poi mi sono stato molto chiaro per me che la mia chiamata, la chiamata di Gesù per me è di, come un laico, di dare una testimonianza e di vivere come un laico la fede cristiana. Sono andato, dopo il nostro matrimonio con mia moglie, per 8 anni a Manila con il cardinale Sen, a quell'ora, il cardinale di Manila, e lavorare sempre con un gruppo, di dare una testimonianza evangelica, di preparare i giovani per diventare missionari proprio nella loro famiglia, nelle loro parrocchie, nelle loro zone. Per 8 anni siamo lavorato in Asia, pienamente in Asia, e abbiamo lavorato tanto. La prima missione che io ho fatto in Asia era proprio sull'isola di Borneo, in Sabah, in Malaysia. Ho condotto un gruppo, questo come un esempio, un gruppo dei giovani, siamo andati per 15 giorni in una zona, nella giungla della Malaysia, per annunciare Gesù. E giovani, vogliamo fare qualcosa di nuovo, di differente. Un gruppo di 8 giovani internazionali della Germania, di Malta e dell'Olanda, siamo andati questi 15 giorni nella giungla, diventati 3 mesi. Perché? Perché appena siamo entrati nella giungla c'era il monsone. E non abbiamo la possibilità di lasciare la giungla, perché i ponti sono stati tutti distrutti, e siamo stati bloccati per quasi 3 mesi nella questa zona. Ma durante questi 3 mesi il villaggio, che poco, quasi 70 anni prima, erano ancora quelli che lottano insieme e fanno morire le persone con capitare la testa. Questo è un gruppo delle persone in questa giungla. Ma con loro abbiamo condiviso il Vangelo, con loro abbiamo pregato, con loro abbiamo dato una testimonianza. 2 mesi dopo noi siamo partiti, il vescovo di quella zona ha mandato un prete e ha fatto battezzare 300 persone in una realtà islamica. E adesso in questa zona di Paitan, in questa zona in Sabah, è un centro missionario, centro di evangelizzazione nelle queste ambiente che è lontano dalla civiltà. Cioè, per dire un esempio di andare con una visione per condividere con gli altri il Vangelo e vedere una testimonianza, una conversione grande. Per me è cambiata la mia vita. Certo, ed è affascinante vedere come
un importante dirigente di un'azienda, manager di un'azienda petrolifera, può diventare un missionario, cioè può conciliare la sua fede con la professione, no? E questo credo che sia l'aspetto che più colpisce i nostri, che ha colpito me e i nostri telespettatori. Tra l'altro, a proposito di Malesia, noi avremmo dovuto fare un incontro, credo ci sia anche un'immagine, la regia ce la può dare, eccolo qua. Io avrei dovuto venire in questo incontro a fine maggio, lì a tenere una conferenza sulle radici cristiane, che poi purtroppo non si è potuta fare a causa della pandemia, no? Del Covid, organizzata da Caritas in Veritate. Ecco, quando nasce in te l'idea di fondare, e che cos'è? Spiega bene ai nostri telespettatori che cosa è questa Caritas in Veritate International. Allora, dal nome, adesso è il nome che noi usiamo, è Caritas in Veritate Global. Cioè Caritas in Veritate Global è ispirata dall'insegnamento del Papa Benedetto XVI. Anche se noi abbiamo pensato a questa idea prima, infatti più di 20 anni stiamo lavorando, abbiamo lavorato su questi progetti di evangelizzazione e carità, ma dopo l'enciclica Deus Caritas Est di Papa Benedetto e Caritas in Veritate, abbiamo pensato di organizzarsi in modo anche organico e anche legale, per fondare una federazione dei movimenti, delle organizzazioni. Vi facciamo due cose, di carità e di evangelizzazione, due pilastri che combina il lavoro di carità e combina anche il lavoro di evangelizzazione, attraverso la testimonianza, ma anche attraverso l'annunzio diretto carigmatico del Vangelo. Cioè, e questa è forse una novità, perché quelli che lavorano sul campo del sviluppo umano di carità, noi sappiamo bene che ci fosse un cambiamento reale nel cuore, indipendentemente dai miliardi di dollari che uno donerebbe, se c'è una realtà di cambiamento personale, cioè se c'è una conversione personale. Abbiamo tantissime testimonianze dove miliardi di dollari sono dati, ma non c'era, non esiste un cambiamento. E solamente sì, Gesù può dare questo cambiamento, perché Gesù può dare il cambiamento nel cuore. E poi sì, importante la carità, la medicina, l'educazione, e noi facciamo tutto questo. Ma oltre a questo, diamo la possibilità anche di annunciare la carigma, il Vangelo alle persone che noi lavoriamo con loro. Abbiamo giovani, abbiamo cliniche, abbiamo scuole, abbiamo iniziative di carità di tutti i generi, sul livello professionale. Ma Caritas in Veritate, come pilastri, sono questi due pilastri, evangelizzazione e anche atti di carità. Perché, per dire questo, anche Benedetto XVI, nel Deus Caritas Est e anche negli altri documenti, e lui spiega molto chiaro e molto bene che la vera carità contiene integralmente il messaggio evangelico. Il Caritas di Dio è Gesù, e non esiste carità se non è il Caritas di Gesù, che è l'amore del Padre. Al quando noi diamo a loro la carità, noi siamo anche dobbiamo dare anche il messaggio, il più messaggio importante è questo della carità, è che Gesù è la carità del Padre, Gesù è l'amore del Padre, e anche
poi da questa realtà viene tutte le altre cose, educazione, medicina, cibo, infrastrutture, abbiamo lavorato tanto nel Medio Oriente con i cristiani che sono perseguitati, ma sempre su queste fondamenta, che Gesù è la carità, l'amore del Padre. Io ho voluto che i nostri telespettatori ti ascoltassero, Henry, perché quello che stai dicendo tu è un punto essenziale, abbiamo ripreso più volte, ma credo che sia veramente il cuore del problema, è anche una certa crisi che sta vivendo un certo cattolicesimo, anche parte della Chiesa, perché se tu risolvi tutto soltanto con la carità, cioè corrispondere a un bisogno reale senza annuncio, diventi una ONG e la Chiesa non può diventare una ONG, perché non si può scindere la carità dalla verità, perché hai detto bene, solo la caritas può avere un senso, se no è filantropia. Ma anche i massoni, anche la massoneria può fare filantropia, anche i pagani, non c'è bisogno. Dov'è la differenza? La differenza è esattamente lì, cioè non si può scindere, separare la carità dalla verità, che poi è l'annuncio, il kerygma, come dicevi tu, ed è importante questa testimonianza che tu fai, perché sarebbe la vera forma di aiuto dei cristiani. Però stiamo parlando di una realtà molto grossa, no? Si parla di 1 milione di aderenti, è una rete. Spiega bene come è nata e come è fatta questa. Sì, è nata da una, come hai detto, da un'aspirazione del Papa Benedetto XVI, dei leaders, dei movimenti e delle organizzazioni. Non sono tutti leaders che lavorano con i giovani, ma alcuni lavorano con i giovani, alcuni hanno, sono leaders di businessmen, sono di petrolio, sono quelli che cercano per l'acqua nei pozzi. Allora abbiamo una rete internazionale, ma noi lavoriamo in questo modo, che ogni zona che noi andremo dobbiamo avere questi due pilastri fondamentali, chi lavora nella carità, chi lavora nel sviluppo umano e chi fa la missione, l'evangelizzazione. E portiamo questa integrità, sviluppo integro umano, con spiritualità e anche con sviluppo umano, di educazione, di medicina, di dare, di insegnare i diritti delle persone. È nata con una visione forse limitata, cioè con un piccolo gruppo, e adesso è dappertutto nel mondo, perché molti cattolici e anche cristiani, non sono cattolici, siamo consapevoli che Gesù è il trasformatore della persona e anche della cultura e anche della povertà. Altrimenti, come tu hai detto bene, noi diventiamo come ONG. Che è la differenza? L'ONG è la Chiesa Cattolica che fa la carità, se non è questa testimonianza e anche proclamazione della carità. Sì, testimonianza molto importante, perché altrimenti la carità, quando noi portiamo la carità, non è credibile, ma non è possibile di fare testimonianza senza la proclamazione neanche. Perfetto. Questo hai toccato un altro secondo punto essenziale. Non si può fare testimonianza senza l'annuncio della verità. E purtroppo tanti cristiani in alcuni movimenti stanno limitando, pensano che è sufficiente la testimonianza, no? Essere coerenti col Vangelo non basta. Cioè la testimonianza è importante, perché ti deve rendere credibile,
perché sennò non sei credibile se annunci una cosa e ne fai una, e fai il contrario. Ma non basta la testimonianza, non basta una fiaccola accesa, bisogna anche annunciare la verità, avere il coraggio di annunciare la verità anche se è controcorrente, anche se va contro il politically correct, anche se va contro il pensiero unico, anche se va contro il mondo. È vero o no? Abbiamo dato questa testimonianza in molti paesi, non solo in Europa, ma anche abbiamo fatto in Asia, ma anche in zone dove la proclamazione diretta forse non è accettata come legalmente, ma come zone islamici, paesi islamici. Ma l'importanza per noi è di dare una testimonianza personale, una persona a un'altra persona. Cioè l'importanza di dare a loro la possibilità di sentire e di ascoltare Gesù. Abbiamo lavorato in tanti paesi, e abbiamo lavorato in Europa, ma anche abbiamo lavorato con popoli agentes. E questa è la direzione della Chiesa, di proclamare non solo ai cristiani il messaggio. Forse quelli che forse la Chiesa non è veramente evangelica, non è da tempo abbiamo missionari che hanno anche perso la vita per dare questa testimonianza alle persone che non sono cristiane. Cioè io penso che l'importanza di evangelizzazione non è solamente in Europa con i cristiani, che è molto importante, ma anche evangelizzazioni agentes. E questo infatti è il Concilio Vaticano, questo è Paolo VI con Evangelii Nuntiandi. La Chiesa esiste, è Chiesa missionaria. Lo scopo della Chiesa, la Chiesa esiste per evangelizzare. Cioè, se noi non capiamo bene che la missione della Chiesa è di evangelizzazione, allora noi diventiamo come ONG, particolarmente nel servizio umanitario. E questo che dici vale soprattutto per tutti quei cattolici che pensano che l'evangelizzazione è fare proselitismo, che non bisogna fare proselitismo, o che pensano che ciascuno può salvarsi anche attraverso la propria religione, che sia buddismo, indù. Non è così, perché sennò, se fosse così, se tutte le religioni fossero uguali e tutte le religioni portassero la salvezza, sarebbe inutile l'annunzio del Vangelo, e Gesù sarebbe morto e risorto per niente, e non avrebbe detto andate fino agli estremi confini della terra, no? Quindi direi che la fede cristiana è indissolubilmente legata alla proclamazione della verità, che è l'Evangelo, no? Infatti tu hai detto qualcosa molto importante. Un problema oggi nella Chiesa per me è la confusione dell'evangelizzazione e proselitismo. Esatto. Evangelizzazione è la missione della Chiesa. Di evangelizzare significa di dare la testimonianza e di proclamare Gesù, la morte, la risurrezione, che Gesù è la via, è la vita. Una chiarezza con questa. E poi il proselitismo è la paura di convertire le persone. E se noi non abbiamo una chiarezza, se noi pensiamo che evangelizzazione significa proselitismo, allora noi non evangelizziamo mai con una parola. Certo. Diventiamo solamente testimoni, ma testimoni con quelli che non credono veramente, ma dobbiamo annunciare la parola oltre vivere la parola, dobbiamo annunciare e vivere insieme. Perfetto, annunciare e vivere, non basta vivere la parola, bisogna annunciarla. Qui sta, credo, il cuore della fede cristiana. Ci arrivano molti messaggi perché ci sono dei telespettatori colpiti da quello che hai detto, allora ripetiamo
che cos'è Caritas in Veritate. Non è soltanto un'organizzazione che dà soldi, fa opere, dà medicine, ma unisce questa cosa all'evangelizzazione. Cioè ci sono persone che si incaricano di fare le opere e accanto hanno persone che evangelizzano? È esattamente così? Esattamente, sì, sì. E poi di comunità locale, comunità di fede, nella zona. E molti nel passato mi hanno chiesto, ma loro sono aperti o non sono aperti per il Vangelo? In molti anni di lavoro io mai ho trovato persone che non sono aperti per il Vangelo. Ma io ho incontrato molte persone che non sanno il Vangelo, e quando si vedono una testimonianza di carità e poi sentire la proclamazione, loro liberamente accettare questo messaggio. La nostra carità, cioè il nostro aiuto umano, non è condizionato, è per tutti, cattolici o non cattolici, cristiani o non cristiani. Ma questo dà un'opportunità, dopo si dà l'aiuto, dà un'opportunità, che è un peccato che perdiamo questa opportunità di annunciare il Vangelo a loro, annunciare il perché io sono con loro, il perché io ho lasciato l'Europa, sono in Africa con loro. E io ho imparato tanto da loro, dalla loro fede, dal loro modo di vivere. E poi ho visto anche persone che dopo ascoltare questa possibilità, questa buona notizia di Gesù, hanno cambiato la loro vita completamente. E sono diventati missionari loro stessi. E questa è la Chiesa. Diventa una Chiesa missionaria, Chiesa in uscita. Se noi usciamo perché? Per fare perché? Se non per annunciare il Vangelo. Perfetto. Si esce dalla Chiesa per annunciare il Vangelo. Non soltanto per portare i pasti ai barboni, agli homeless alla stazione o aiutare gli immigrati, è innanzitutto il Vangelo, perché amare il prossimo non significa soltanto dargli da mangiare, se ha bisogno, significa avere a cuore la sua salvezza eterna, e la salvezza, c'è una vita materiale, fisica, e una vita spirituale. Allora, al cristiano che cosa importa del fratello? Solo la vita materiale? No, soprattutto la vita spirituale, la salvezza eterna. E come si raggiunge la salvezza eterna? Con la verità, con l'incontro di Gesù Cristo. Cioè, nella mia esperienza, Gianfranco, io ho visto molte volte che si inizia molte volte dalla carità umana, cioè di dare il mangiare, di dare la medicina. Ma dopo un po' noi non finiamo questo per solamente dare medicina. Noi condividiamo anche con loro la verità. E noi siamo molto aperti. Abbiamo una credibilità con loro, perché abbiamo già un rapporto con loro, cioè tramite un aiuto finanziario, un aiuto medicinale, della medicina, un'educazione, un cibo che abbiamo dato. Questo crea una credibilità, un'amicizia, che noi possiamo subito parlare di Gesù con loro, di dare, e per loro molte volte sono tanti aperti per questo messaggio evangelico. E poi si vede un cambiamento nella loro vita, una conversione nella loro vita. E ma la carità e l'evangelizzazione sono due fasi di una moneta, come si dice l'espressione italiana, una sola moneta, e cioè non si può separare. E Benedetto XVI in Deus Caritas Est ha dato una teologia di questa cosa. Non sto dicendo io, ma veramente Deus Caritas Est, Caritas in Veritate, due encicliche di Benedetto XVI ha dato una bellissima teologia di questa realtà. Sì, lo ripetiamo perché è un punto fondamentale, secondo me. L'aiuto concreto è uno strumento, non è un fine.
serve perché mi consente di annunciare la verità. I cattolici che pensano che l'importante sia l'aiuto, poi bisogna rispettare la libertà di tutti, non hanno capito, perché facendo così, considerando cioè la carità, l'aiuto, un fine e non uno strumento, diventano filantropici e non si distinguono da tutti gli altri. La differenza del cristiano è che utilizza la carità, utilizza l'aiuto come strumento per annunciare la verità. E come dicevi tu, sono due facce della stessa moneta, non si possono scindere, ed è il punto importante. Un telespettatore ci scriveva: quest'uomo, riferendosi a te, ha una fede come una fiamma viva dentro di sé, ma dovremmo essere tutti così. Il cristiano, tutti i cristiani, noi dovremmo avere questa fiamma, questo fuoco che ci arde dentro, perché se no non siamo diversi dagli altri, dal mondo, e mai come in questo momento il mondo ha bisogno di vedere fuochi accesi, uomini che hanno una fiamma, perché questa pandemia, no, del Covid ha dimostrato una grande precarietà, no? Tutto è diventato precario. Questo dio della modernità, che era la scienza, è crollata, la politica è crollata l'economia, tutti i singoli dei, questi idoli della società moderna sono crollati. E allora la domanda che faccio a Henry: non è forse questa un'occasione d'oro, no? per annunciare che di fronte alla precarietà generale di tutto c'è qualcosa invece che è stabile, che si chiama Gesù Cristo? Sì, dobbiamo essere molto chiari che l'annuncio del Vangelo è il pilastro più importante della Chiesa cattolica, della Chiesa cristiana. Questo è il fondamento della Chiesa. Di fronte, e molti oggi non sono d'accordo forse con quello che io appena ho detto adesso, anche se questo è il pilastro più importante del cristianesimo, è la base, fede cristiana, è che Gesù è il Signore, che Gesù è la vita, che Gesù è la via, ma il Padre. Se questo è chiaro, allora partiremo insieme. Ma se questo non è chiaro, allora diventiamo su persone, chiesa che è divisa. Alcuni pensano che questo è un messaggio molto importante, altri nella chiesa possono pensare che questo non è un messaggio importante, forse annacquato o forse non accettato. E poi da questa realtà noi lavoriamo secondo noi il messaggio che noi crediamo. Se crediamo che questo è il pilastro importante, allora diamo la vita per questo messaggio. Se non crediamo che questo è un messaggio importante, allora discutiamo e facciamo una confusione. Che peccato per i giovani, specialmente quando vedono questa confusione, e il risultato è questo: che partono la Chiesa, e abbiamo una chiese, cioè strutture vuote dei giovani. Perché? Io penso che se noi proclamiamo il messaggio chiaro evangelico, che Gesù è il Signore, che Gesù è la vita, Gesù è la via, che non c'è confusione tra evangelizzazione e proselitismo, siamo chiari su pilastri della vita, del matrimonio, della sessualità, questioni sociali, siamo come Chiesa uniti su queste tematici, allora vediamo un cambiamento anche dei giovani nella Chiesa, un ritorno dei giovani nella Chiesa, perché loro sono molto intelligenti e loro non vogliono vedere confusione, non vogliono vedere una Chiesa spaccata, ma vogliono vedere una Chiesa unita che nei pilastri importanti. Che cosa pensiamo sulla vita? Che cosa pensiamo sul matrimonio?
che cosa possiamo sulla sessualità? Ma appena questi pilastri sono chiari, noi vediamo, io credo che possiamo vedere una conversione dei giovani, un ritorno dei giovani nella Chiesa, nel cristianesimo e anche nelle nostre chiese. E la pandemia ci dà un'opportunità unica di svegliarci per proclamare il Vangelo. Peccato, peccato, peccato. Se dopo la pandemia noi ritorniamo allo stesso modo di vivere e forse di credere prima il pandemia, dobbiamo prendere che questa era o è forse ancora in molte zone una opportunità di svegliarci per cambiare la nostra vita, per cambiare il modo di vedere ai poveri, per cambiare il modo di vedere ai giovani, per cambiare il modo di anche evangelizzare, per usare strumenti moderni di evangelizzare. E nella Chiesa, esempio, per dare un esempio, la Chiesa ogni domenica c'è la messa da New York, dal cattedrale. 1 milione di persone sono collegati con questa rete per ascoltare, anche per sentire il messaggio evangelico da un cattedrale, è proprio in Stati Uniti, 1 milione di persone. C'è un altro 1 milione di persone a Zoom in un conto di lode, di evangelizzazione. Questo era ecumenico. 1 milione di persone. A Pentecoste noi abbiamo fatto 30 minuti di preghiera, prima Pentecoste. 87.000 persone hanno scritto di dare e hanno detto sì, noi vogliamo collaborare per voi per 30 minuti prima di Pentecoste, per pregare prima di Pentecoste per il dono dello Spirito Santo. Cioè troviamo modi nuovi di evangelizzare, di proclamare che Gesù è il Signore. Questa cambierà la Chiesa. Chiesa diventa Chiesa dei giovani, Chiesa potente, Chiesa missionaria, Chiesa in uscita. Tu sei molto preoccupato per i giovani, cioè nel senso che ti occupi di loro. Tra l'altro io ho avuto modo di partecipare anche a una conferenza che abbiamo tenuto all'Università Gregoriana, credo, no? A Roma, Urbaniana. Esattamente, è stata molto bella, perché i giovani rappresentano il futuro, però ribadiamo quello che tu hai detto che è importantissimo. Ci sono molti che dentro la Chiesa sbagliano, pensano che per avvicinare i giovani bisogna parlare il loro linguaggio, nel senso che bisogna accondiscendere a quello che dice il mondo. Ma se fai così, tu non hai niente da dire di diverso dal mondo per il giovane. Invece, anche qui è solo una proposta forte, con dei valori forti. Per cui non bisogna. Molti anche sacerdoti pensano che se tu dici per esempio ai giovani che vanno bene i rapporti prematrimoniali, il preservativo, cioè. Tu pensi che il giovane lo avvicini? No, perché dici le stesse cose del mondo, sei un di più, inutile. Solo se tu fai una proposta forte, che può essere affascinante, che il giovane può accettare o non accettare, ma deve essere qualcosa di diverso dal mondo, se no, non stai proponendo niente altro che quello che propongono tutti, no? È così. I giovani sono molto generosi, molto aperti e molto intelligenti e loro vogliono una sfida, sfida dei giovani. Se noi non diamo a loro una sfida, loro non sono con noi. E sfida è perché? Per la vita santa, per la santità. Non è una sfida per un compromesso, per un messaggio anacquato. Un messaggio che voi volete sentire, io posso dare a voi. Questo non è una sfida.
i giovani dalla loro personalità vogliono una sfida, e noi quando vogliamo dare a loro una sfida evangelica, una sfida di sequela a Cristo, di camminare con Gesù in suo modo, in modo diverso dagli altri, loro vogliono accogliere questo messaggio, vogliono la santità, vogliono fare una differenza, vogliono dare un sacrificio, vogliono vivere come testimoni. Questa è la realtà dei giovani. Global 2033, che è un'iniziativa anche viene da Caritas in verità, è una confederazione anche, solo per i giovani, è un 13 anni, un percorso di 13 anni al 2033, cioè il 2000 anniversario della morte e della risurrezione di Gesù. E che cosa facciamo in questi 13 anni? Una missione evangelica, cioè un percorso di evangelizzazione, di discepolato, per cambiare la mentalità della chiesa di maintenance, mantenimento, alla chiesa missionaria. Come il Papa Francesco dice, diventiamo chiesa missionaria, chiesa in uscita, con conversione dei giovani, con aiuto dei giovani, nell'università, nelle parrocchie. Allora, se abbiamo l'accademia, il mondo accademico, se abbiamo la chiesa strutturata, parrocchie, diocesi, e se abbiamo anche lo Stato, i governi, se lavoriamo insieme con questi tre pilastri e facciamo una evangelizzazione forte nella chiesa, dentro la chiesa, nel campo universitario, campo accademico, e poi anche nel campo civile, con una testimonianza, con giovani che ricevono un messaggio evangelico e vanno nella politica, vanno nella medicina, come architetti, come insegnanti, come professori, allora cambiamo. In 13 anni facciamo un percorso che con molti giovani ritornano alla fede e poi alla Chiesa. Arrivano domande e ci dicono dei telespettatori che è molto affascinante, non avevano mai sentito parlare di questo progetto Global 2033, che ricordiamo 2033 perché è il millesimo anniversario della morte di Gesù Cristo, che è morto a 33 anni, che in questi quindi 13 anni ci sia l'idea di cambiare da dentro la Chiesa, nel senso di renderla proprio annunciatrice di verità più di quanto è ora, con i giovani. Ma chiedono, ci sono già dei giovani che aderiscono a questa iniziativa o deve ancora nascere questa iniziativa? Ci chiedono. Ci sono tantissimi giovani già in questa iniziativa, infatti abbiamo avuto alcuni incontri già, è leaders dei giovani, non solo giovani, ma leaders dei movimenti dei giovani. Ogni leader rappresenta migliaia di giovani, migliaia di persone aderite alla sua organizzazione. Infatti abbiamo avuto già un incontro dei leaders a Roma, nell'Università Urbaniana l'anno scorso. E questo anno abbiamo avuto idea di avere due incontri per proprio della pandemia non potevamo avere questo. Ma noi stiamo adesso preparando che appena è possibile, dopo la pandemia, continuiamo questo percorso, questo viaggio di 13 anni. E durante questa pandemia noi non siamo a casa così, poco ieri infatti io ho avuto due incontri con Zoom, uno con 34 leaders nell'America Latina aderendo a questa visione, l'altro 22 leaders internazionali aderendo a questa visione. Leaders, appena loro appena si sente questa chiamata,
per iniziare un percorso insieme con una visione chiara di evangelizzazione ai giovani. Molti, molti leader stanno dicendo sì, vogliamo fare qualcosa di diversa, vogliamo fare qualcosa insieme, vogliamo avere una, un obiettivo insieme per cambiare questa situazione che è un disastro. Vediamo alle chiese, dove sono i giovani a domenica, ogni domenica, quando noi andremo a chiesa, dove sono i giovani? E questo è importante, un messaggio che ci dà una spinta per facciamo una missione di evangelizzazione con i giovani. Ci chiedono, tra l'altro, quell'iniziativa che avremmo dovuto fare in Malesia faceva parte di Global 2033? Sì. Esattamente, infatti confermo. Tu sì, dici una cosa che io comprendo molto bene per averla vissuta, perché un altro grande personaggio del cristianesimo, che è stato Don Luigi Giussani, il fondatore di Cielo, lui ha avuto questa intuizione con i giovani e ha costituito questa gioventù studentesca. Io da giovane, mi ricordo, facevo i primi anni del liceo, sono stato affascinato da questa proposta, che era una proposta assolutamente controtendenza rispetto ai tempi, stiamo parlando di metà degli anni 70, no? Ma una proposta che era una sfida. Tu hai usato la parola giusta, che spesso Giussani utilizzava, sfida educativa, no? Era una sfida. Una sfida che ti faceva scoprire la verità di quello che Gesù Cristo diventava e può essere significato della tua esistenza, ma non era una proposta di compromesso, non è una proposta, come dici tu, anacquata. No, era così, take it or leave it, come si dice, prendere o lasciare, no? Ma devi fare i conti con questo. Poi c'è chi prendeva e chi lasciava, ma solo così tu puoi scoprire. E allora sì che ha fatto diventare tanti giovani intelligenti, interessati, missionari, in un periodo che era un periodo di grande contrapposizione anche ideologica, politica, no? Ma io credo che sia quella la chiave, e speriamo davvero che questo Global 2033 possa essere una soluzione. Tu sei ottimista da questo punto di vista? Sono molto ottimista, ottimista. Sono molto, e ho una grande fiducia, anche perché i giovani sono molto generosi e sono sempre stati aperti per la verità. Io penso che questi 13 anni è un'opportunità di grazia, e credo sinceramente che in questi 13 anni, se lavoriamo insieme con Gesù, sperate dello Spirito Santo, noi possiamo vedere un'onda dei giovani, milioni dei giovani ritornano alla fede cristiana e anche alla Chiesa. Non si parla solamente di pochi giovani che ritornano, ma credo molto fortemente. Non sono io come una persona, come appena ho detto, ieri ho avuto questi due incontri Zoom con tanti leaders dappertutto il mondo. Abbiamo questa unità in questa visione, che se lavoriamo insieme in questa direzione mirata per i giovani, possiamo vedere migliaia, milioni di giovani ritornano alla fede cristiana. Lavoriamo insieme con Gesù, con la potenza dello Spirito Santo, aperti ai suoi modi, nuovi modi di evangelizzazione, e vediamo un rinnovamento
nella Chiesa, come il Renaissance nella Chiesa. Io ho una grande fiducia, un Renaissance nella Chiesa cristiana, nella Chiesa cattolica con i giovani. E Giorgio, tra l'altro, noi parliamo dei giovani dimenticandoci che anche noi siamo stati giovani. Anche noi, se pensiamo alla nostra gioventù, rivediamo le stesse cose, perché i giovani non sono mai cambiati. E lo dico a tutti i telespettatori anziani come me e te, Henry, sì. Ma voi che siete anziani come noi, ma vi ricordate quando eravate giovani, che avevate voglia di combattere, voglia di sfidare, che cercavate un senso alla vostra vita, che volevate cose alte, non le cose misere che vi propone il mondo, no? Che guardavate in alto. Ecco, allora, i giovani sono sempre quelli. Non è vero che noi eravamo giovani migliori, questi giovani sono diversi. Perché? Perché fa sempre parte della natura dell'uomo, che non è cambiata. È vero o no, Henry? Ecco, i giovani per me non sono il futuro della Chiesa, ma sono anche il presente della Chiesa. Se i giovani telespettatori, voglio dire, noi abbiamo una grande fiducia in voi come giovani, abbiamo tantissima fiducia in voi, e noi vogliamo lavorare insieme, andiamo insieme alla fonte, al sorgente che è Gesù, e incontriamo questo Gesù che ci dà la vita, che ci cambia la vita, che ci dà una visione, che ci dà la pace, e poi insieme giovani con giovani per dare questo messaggio agli altri giovani in tutto il mondo, in Africa, in Asia, in America Latina, in Europa, in Stati Uniti. I giovani sono coraggiosi, i giovani sono aperti, i giovani sono generosi, i giovani hanno idee che noi non abbiamo idea, i giovani sono coraggiosi di andare. Abbiamo una grande forza, abbiamo anche una grande opportunità, che insieme possiamo cambiare veramente la Chiesa. Al bene. Certo, perché c'è qualcuno che sta cercando di cambiarla al male, ma non è, diciamo che è un emissario del nemico, ecco, diciamo così. Io lo chiamo l'inquilino del piano di sotto, quello che abita sottoterra, no? Ci sono tanti giovani telespettatori che mi stanno scrivendo, che sono affascinati da questa proposta che tu stai facendo, ma mi chiedono come si fa a mettersi in contatto, come si fa a essere informati. Se vanno sul sito www.global2033.org o sul sito anche di Caritas in Veritate, caritasinveritate.com. Eccolo qua, vedi, siamo attrezzatissimi. Sì. Abbiamo Caritas in Veritate, abbiamo anche una mail, possono scrivere una mail. E poi possono entrare in contatto con me. Io sarò a Roma in settembre, in agosto, metà agosto e tutto settembre. Sarò anche disponibile di anche incontrare alcuni leaders in questa zona, c'è sempre secondo i direttivi della pandemia o limitazioni, ma sono molto contento di incontrare alcuni leaders proprio a Roma. Sì, quindi avremo questa opportunità agosto, metà agosto, settembre. L'incontro in Malesia verrà rinviato, si farà? Sì, a novembre, sì. Sono stato in contatto con i dirigenti di Malesia e loro mi hanno confermato che a novembre potrebbe essere un'opportunità buona per questo incontro. Deve essere confermato circa metà agosto. Bene, Henry, abbiamo esaurito la nostra ora di colloquio, è volata, letteralmente volata.
ma non è volata in vano, perché i messaggi che ricevo sono tantissimi, ti ringraziano ovviamente di questa testimonianza di esperienza, per due ragioni. La prima è che hai fatto vedere come anche un uomo impegnato nel mondo professionale, appunto un manager di un'azienda petrolifera, può diventare un missionario, e questo è un messaggio per ciascuno di noi, qualunque lavoro si faccia, insegnante, medico, professore, avvocato, o idraulico, tu puoi sempre essere un missionario. Non bisogna essere cristiani bipolari, schizofrenici, no? Che vivono su due binari, che sono cristiani un'ora la domenica a messa e poi nel lavoro, nel resto, non sono come tutti gli altri. Ma anche questa idea concreta che nessuno... Credo che forse è un'esperienza unica, vero, Caritas in Veritatis, questa, sì. O sbaglio? Su quelli due pilastri, in modo che noi facciamo la definizione di questi due pilastri, e anche in modo pratico, è unica come federazioni. Gianfranco, faremo un incontro dei leaders e dei giovani a Roma questo anno anche. Non è ancora stabilito il tempo per motivo della pandemia, ma anche forse i telespettatori giovani e anche i leaders saranno molto invitati per questo incontro, e proprio per l'Italia, un incontro di due giorni per i leaders e anche per i giovani. Io do un invito per tutti di loro che sono telespettatori di questo programma. Perfetto, quindi abbiamo anche questa notizia molto importante: si terrà in Italia, probabilmente a Roma, e quindi teniamo stay tuned, come dicono gli inglesi, no? State sintonizzati, no? E state attenti, perché poi faremo modo che questa cosa si sappia e diffonderemo in tempo utile. Sì, ci sono diversi leader anche di organizzazioni giovani in Italia. L'altra cosa che ha colpito molto, mi dicevano qui, è questa attenzione particolare al mondo dei giovani, dei nostri giovani, non solo come futuro, come hai detto bene tu, ma anche come presente. Questo è molto importante. Harry, noi ti ringraziamo, grazie del tempo che ci hai dato, credo che abbiamo fatto qualcosa di utile, quindi come servi inutili abbiamo servito il Signore. Stasera possiamo andare a letto, guardarci nello specchio e dire: abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, anche se abbiamo fatto una cosa bella. Per cui salutiamo tutti i nostri telespettatori, ci rivedremo settimana prossima, perché domani, dopodomani, io dovrò lavorare a questa, come sapete c'è questo tentativo di introdurre una legge liberticida per contrastare l'omofobia, che vuole tappare la bocca ai cristiani. Dobbiamo combattere anche contro questa cosa, quindi sarò impegnato. Ci rivediamo settimana prossima, lunedì, con Giulio Meattini, che è un benedettino teologo che è fantastico, quindi non perdete questo incontro, perché è un'altra di quelle persone come Harry che il Signore mi ha fatto incontrare durante la mia vita, che hanno detto e dato qualcosa, e come avete sentito stasera, quello che ci ha dato e ci ha condiviso Henry è qualcosa di molto molto importante. Grazie, ci vediamo lunedì.
Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle.